A me sembra veramente strano che fosse stato completamente all'oscuro di tutto quello che succedeva in questo club, lo trovo un pochino difficile da credere. Questa è veramente una parte del K-pop che non riesco veramente a tollerare. Ragazzi, prima di iniziare con questo video molto recente, vi chiederei, vabbè, innanzitutto di lasciare un mi piace e vi volevo anche dire che il 10 di settembre esce il mio nuovo album, quindi chi lo volesse prenotare o ascoltare o anche solamente ricevere la notifica per poterlo ascoltare su Spotify, vi lascio in descrizione e nel primo commento il link per poterlo fare. Detto questo, buona visione! Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Questo sarà un video piuttosto corto, però che ci tenevo a fare perché è un argomento molto scottante che è successo proprio in queste ultime ore, diciamo che sembra essere arrivato a una conclusione o almeno a un qualche tipo di conclusione, perché Sangri, per chi non lo conoscesse, era il leader dancer e vocalist della famosissima band coreana della seconda generazione, i Big Bang, una band veramente famosissima. Cioè un po' come i BTS adesso all'epoca. Per farvi un'idea di quanto questa band guadagnasse, pensate che nel 2016 Forbes aveva detto quanto la band aveva guadagnato nell'anno fiscale precedente e la loro somma aumentava a 44 milioni di dollari. Comunque, quello che questo caso ha creato, di cui andremo a parlare, del coinvolgimento comunque di Sangri nello scandalo del Burning Sun, che è questo locale coreano, diciamo che secondo me quello che realmente ha fatto aprire gli occhi a molti fan è che quello che viene spesso considerato come un mondo, diciamo, brillante e puro, quale quello del K-pop, in realtà può nascondere veramente dei retroscena molto scuri. E io veramente ci ho pensato molto se realizzare questo video o meno, perché so che ci sono molti fan di Sangri che comunque lo stanno difendendo su Twitter o comunque in generale in internet, anche se in questo momento è stato condannato proprio alcuni giorni fa, una notizia di 2 giorni fa, a 3 anni di galera. Non entrerò troppo in dettaglio di questa causa, però vorrei solamente dire la mia opinione. Non sono un esperto su questo argomento o men che meno sulla legge coreana, io parlerò solo della mia opinione e quello che sento, perché spesso, non lo so, vedete un cantante coreano e ci sono dei fan che lo difendono per l'immagine che mostrano i media, però capite che nessuno può veramente conoscere chi è questo Sangri, se fosse stata una buona persona o meno, quindi dire che è sicuramente innocente sulla base di una persona che non conoscete penso che sia ingiusto, specie per il fatto che ci sono state tantissime vittime che sono state coinvolte in questo scandalo. Pensate a queste povere ragazze e a quello che hanno dovuto passare, perché comunque sono state filmate illegalmente senza il loro consenso e sono stati distribuiti dei filmati in cui non avevano vestiti e facevano, vabbè, potete immaginare cosa facevano a terzi, quindi è veramente una cosa grave. Cioè immaginatevi essere una di queste ragazze, quindi dire assolutamente che questo Sangri è innocente lo trovo un pochino ingiusto. Poi posso capire che comunque ci possa essere una grandissima pressione da parte dei media di condannare questo tipo, dal momento che comunque per sua stessa ammissione ha detto che comunque in qualche modo era anche lui coinvolto in alcune cose, diciamo, piuttosto illegali che questo club faceva. È anche vero che quando voi siete al top come questo Sangri, la società ha delle aspettative più alte che per una persona normale, secondo me, perché siete una specie di role model, cioè dei modelli da seguire magari, però assolutamente da non dire che fosse una brava persona, perché nessuno di noi, penso, di voi follower conosceva personalmente Sangri e quindi non possono sapere che tipo di persona era. Detto questo, andiamo un attimino a vedere il caso e a fare un riassunto. Nel 2019 questo scandalo è emerso in superficie e è diventato praticamente un caso nazionale, ne hanno parlato tutti i media in tutto il mondo e è diventato veramente forse lo scandalo più grande che la nazione ha mai vissuto, perché comunque si parla di una band che era al top. Che cosa è successo? Che questo club nel distretto di Gangnam, nel quale sembrava che ci fossero dei traffici, della prostituzione e una serie di altre questioni, diciamo, non del tutto legali. Sembra che, appunto, come vi dicevo all'inizio, che molte ragazze sono state filmate senza il loro consenso e questi video sono stati poi distribuiti. Jang Jun-yang, questo cantante e anche presentatore radio, ha confessato di aver filmato delle ragazze senza avere il loro consenso e di aver condiviso questi filmati.
è stato arrestato sia per aver condiviso queste 6 video e in più per aver cercato di corrompere la polizia, per appunto mascherare il fatto che fosse ubriaco durante un incidente. Comunque si parla di persone estremamente potenti in Corea all'epoca, che avevano comunque una grossa disponibilità economica e quindi hanno cercato un po' di seppellire determinate questioni. E tra l'altro anche questi due idol praticamente erano inseriti in questa chat room in cui erano condivisi questi video. Tuttavia, benché avessero visto questi video, nessuno dei due è stato condannato. In ogni caso, quello che è iniziato è stata una lunga investigazione per quanto riguarda Sangri e quanto avesse preso parte o meno in tutti questi traffici. E tra l'altro il 27 febbraio Sangri è stato interrogato dalla polizia e è stato interrogato praticamente per tutta la notte per capire quale fosse stato il suo coinvolgimento. Lui ha negato tutte le accuse dicendo che non ne sapeva niente e che non c'entrava assolutamente nulla con questo scandalo. Anche la YG Entertainment, che era la sua agenzia, ha negato completamente tutte queste accuse, dicendo che si trattava solamente di fabbricazioni da parte di persone che ce l'avessero con questo Sangri. Tuttavia, nel marzo dell'anno scorso Sangri ha deciso di smettere di far parte del mondo del K-pop e si è proprio tolto, dal momento che questa investigazione continuava ad andare avanti. Ha scelto di smettere di far parte del mondo dell'intrattenimento dal momento che ci sono tutte queste voci in giro su di lui e dal momento che è anche stato additato come un traditore della nazione. Quindi capite come queste accuse fossero gravi. Ha detto che lui non voleva più tollerare di creare delle situazioni sconvenienti per tutte le persone che amava e che gli stavano attorno, e per questo motivo non voleva più far parte del mondo del K-pop. In questo messaggio anche ha ringraziato tutti i suoi fan sia in Corea che al di fuori della Corea per averlo sostenuto in tutto questo periodo. Da allora Sangri non ha più postato nulla sul suo Instagram. Nel giugno del 2020 uno dei suoi business partner si è preso praticamente la colpa di tutto questo caso, dicendo che Sangri non era assolutamente a conoscenza di tutto quello che era successo, e è stato mandato in prigione per 1 anno e 8 mesi. Le accuse che erano state fatte tuttavia a Sangri erano molteplici, ce n'erano ben 8, tra cui quelle che vi ho linkato prima, e in più anche gioco d'azzardo, se non traffici, diciamo, di valute, non lo so, in qualche modo qualche loop per poter guadagnare dei soldi, insomma, un po' illegalmente attraverso delle transazioni internazionali. E durante la sua hearing nel settembre dell'anno scorso Sangri ha negato tutte le accuse a parte questa, appunto, delle transazioni. Tuttavia, benché lui avesse negato tutte queste accuse, il 12 di agosto, quindi proprio alcuni giorni fa, Sangri è stato trovato, diciamo, colpevole di tutte le accuse che era stato accusato e è stato condannato a 3 anni di galera e ha anche dovuto versare una cifra pari a quasi $1 milione di multa. La sua credibilità è estremamente bassa dal momento che lui ha mentito in più occasioni, sembrerebbe, da vari report, dicendo che prima non era assolutamente coinvolto, poi ha ammesso che era coinvolto in determinate cose, poi ha negato di nuovo, quindi diciamo che c'erano un po' di inconsistenze, almeno questo è quello che dicevano i giornali coreani. Questo scandalo è andato avanti per tantissimo tempo e sinceramente non sarei sorpreso se questo caso andasse avanti ancora. Solamente a pochi dettagli, diciamo, di tutte queste investigazioni sono stati resi disponibili al pubblico. Quello che possiamo dire con certezza è che lui è stato ritenuto colpevole e quindi adesso dovrà scontare un periodo in carcere. Il suo partner è stato condannato, il suo altro amico, quello con cui stavano facendo tutte queste traffici, è stato condannato. Ci sono delle chat che appunto possono essere usate come prove in cui c'è scritto, insomma, il suo coinvolgimento in questo scandalo. A me sembra veramente strano che fosse stato completamente all'oscuro di tutto quello che succedeva in questo club, lo trovo un pochino difficile da credere. E ci sono veramente, come vi dicevo all'inizio, tantissime persone che credono nella sua innocenza e che dicono che questo Sangri non sarebbe mai stato in grado di compiere determinate cose, e questa è veramente una parte del K-pop che non riesco veramente a tollerare, perché io trovo veramente assurdo che ci siano delle persone che credono nella sua innocenza sulla base di cosa? Non abbiamo nessuna prova che lui sia innocente, non sappiamo che tipo di persona è. Io sono sicuro che all'interno del K-pop ci siano delle brave persone, come possono esserci delle persone che non lo sono, e in più ci possono essere delle persone che non sono né buone né cattive, però magari prendono delle decisioni sbagliate che possono creare situazioni veramente terribili, come magari quello che
che è successo in questo caso. Gli idol K-pop sono comunque degli umani e come tutti gli umani possono sbagliare. Ci sono anche molte persone che dicono che comunque le investigazioni non sono state svolte nel modo corretto e che la polizia non avesse tutte le prove per poter incriminare questo Sangri, il che potrebbe anche essere vero. Tuttavia potrebbe anche essere vero che magari molti dettagli di queste investigazioni non sono stati rivelati al pubblico, anche quello non lo possiamo sapere dopo tutto. Tra l'altro comunque, come vi dicevo, c'erano queste chat in cui sembrava che comunque questo Sangri stesse organizzando appunto questi traffici e questa prostituzione, quindi diciamo che è molto sospetto. Questo Sangri ha completamente negato queste accuse anche sulla base di queste prove, dicendo che questi messaggi contenevano dei typo, quindi degli errori dovuti a autocorrezione del telefono. La giustizia non sempre fa la cosa giusta. Qua si trattava anche di un caso estremamente chiacchierato, era sulla bocca di tutti, tutto il mondo ne parlava. Delle persone così forti ed influenti ci si aspetta di più da loro. So che questo è sbagliato perché sinceramente bisognerebbe sempre vedere gli idol come delle persone, però purtroppo, come quando fanno qualcosa di minimamente positivo sono lodati, quando fanno qualcosa di negativo sono detestati da tutti. C'è un pochino una di queste esagerazioni che succede nel mondo del K-pop, che spero che cambi. Se realmente quello che questo Sangri ha fatto è quello che dicono le accuse, quindi di aver violato queste ragazze, di aver diffuso questi video contro la loro volontà, io penso che la condanna è stata non particolarmente esagerata, ecco. La domanda è che cosa ne sarà dei Big Bang. Io penso che comunque questo segni un pochino la fine dei Big Bang, perché potranno anche tornare, ma anche se tornassero senza questo Sangri, o magari non lo so, in futuro questo Sangri verrà scagionato e verrà trovato innocente e magari torneranno nel gruppo. Ormai i Big Bang sono segnati da questo scandalo e non credo che ne potranno più uscire, quindi purtroppo questo segna la fine anche di questo gruppo così conosciuto e così amato. La reputazione di questo gruppo è rovinata e anche se questo Sangri tornasse, o magari finiti questi anni di galera, dubito che tornerà sotto gli occhi dei riflettori, perché ormai l'opinione pubblica su di lui è quella che è. In ogni caso, io quello che spero che molti fan del K-pop abbiano realizzato, e di non trovarmi magari chissà quanti commenti di odio qui sotto, è che comunque c'è un lato molto scuro nel K-pop. Questo mi porta alla fine di questo video. Ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e spero di potervi vedere in un altro video. Vi ricordo che io pubblico nuovi video ogni lunedì e ogni giovedì a 1 PM, quindi mi trovate con un altro video sui crimini qui. Se volete invece video sul Giappone, mi trovate sull'altro canale che vi lascio qua, potete andarvi a iscrivere, e qua vi lascio anche una playlist con tutti i miei video sui crimini. Se volete vedervi altri video, andate qua. Bene, con questo vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!